Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Eccoci qua, siamo a Viareggio come ogni tanto capita per andare a trovare l'amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici, no? Il Viareggio chiaramente, che è partner del canale, e siamo qua perché c'è una grossa novità. Cioè, già lo scorso video avevamo visto due marchi introdotti dentro la gioielleria, dei quali ho fatto man bassa, scorpacciata, e oggi c'è un altro marchio che naturalmente il nostro amico Piero sicuramente sa. No, perché come sempre mi scordo sempre a chiedertelo. Perché non me l'hai chiesto? Perché non c'ho, perché avevo tanto altro da raccontarti che una settimana che non ci vediamo. Ah, sei bugiardo. Perché? Sì, è vero. Lo so già. Una settimana non ci vediamo. Ma senti, ma che orologio del giorno hai? Tag Heuer Aquaracer quadrante verde del 2020, scappamento coassale, da sinistra a destra. Non c'è niente di tutto questo, è semplicemente un Aquaracer verdone. È bellissimo. Grosso, però. Invece io sai che orologio c'ho? No. Io c'ho il bellissimo Wheeler Vetta. E tu ce l'hai più piccolo del mio. Sul quale ho messo questo bellissimo cinturino nato in stile James Bond, single pass. E la particolarità qual è? Che è più piccolo del mio. No, che ha il passo da 20 rispetto all'ansa da 22. Lo vedi che fa il gioco lì? Lo vedi? Che gioco fa? Ti tieni qua in quadra, mi ti faccio vedere. Che gioco fa? Lo vedi qua? E perché hai fatto così? Perché da 22 è molto largo, questo qua è da 20 e me lo sfina molto di più, capito? Ah, tu lo preferisci? Ma che... Va bene, dai, andiamo, dai. Quindi c'è questo nuovo marchio che è tedesco. Tedesco. Come si chiamano? Lo dici o lo devi far vedere? Lo diciamo di quando siamo dentro, no? Tedesco? Schwarzenegger! Bravo! Poi siamo lì, in un'occhiatella, la diamo anche agli orologi normali, no? Ah, chi tocca a pagare il caffè? L'hai detto, eh? No, che l'altra volta ci aveva offerto di nuovo lei. Sì. Eravamo rimasti d'accordo che io avevo saltato il giro, la colpa era mia, e dovevo pagare io. Vedi la solita pantomima. Voglio un ginseng. Eccoli, inizia a bere qua. Cos'era quel lavoro là? Cancellalo, che se lo vede mia moglie non mi fa venire più. Giacomo, tu chiuso là. No. Buongiorno. Buongiorno. Guarda, c'ho la buina. Che hai fatto? Te sei cascata? Oh, la sala cinesca è aperta. E sarà già dentro Giacomo o ha lasciato aperto per me? Buonasera. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo all'interno del negozietto, no? Della baracca, come si suol dire. E adesso guardiamo gli orologi. Io vedo già laggiù tutta una serie di... Allora, lo spieghiamo qua subito su due piedi così. Sì, ma spiega anche perché Giacomo c'ha la giacca invernale, sennò sembra che siamo in estate, che la puntata è vecchia e tu le stai andando solo ora in onda. Giacomo, non lo so perché c'ha la giacca, perché si sente a proprio agio così. Cioè, il mio regolatore termico interno è sballato. Non sta preparato, ha detto. Non sta preparato. Allora, il marchio nuovo che c'è in concessione oggi qua, lo spieghiamo subito, è Tutima, che è un marchio storico tedesco che... è di Glashütte, esattamente come Nomos Glashütte, come Lange & Söhne, esattamente come Original Glashütte, lì dove c'è il distretto, il circondario del succo dell'orologeria tedesca, anch'essi vengono da lì. Quindi abbiamo già un'infarinatura su cos'è. Te lo sapevi Piero, no? Che c'erano? Come no? Sa tutto lui. Ci va tutti i giorni. Vai, da dove iniziamo? Ma se vuoi partire dal marchio nuovo... Io inizierei con i due diver di casa Tutima, che mi sembrano quelli che veramente... Ecco, come al solito, il mio gusto è quello lì, va a battere lì, li prendo io, eh. Vai. Allora, come si chiamano? Dici il nome del modellino. Ah, questo qui è un M2 Seven Seas. Oh, cosa c'hanno di particolare, secondo me? 50 atmosfere di impermeabilità, Poca cosa, eh. Vi sembra poco? 50 atmosfere di impermeabilità, 40 mm di diametro cassa e chiaramente c'è questo qua con la sua bella ghiera, così in acciaio. Questo qua sarà in ceramica. Il calibro interno, il fondello è chiuso, eccolo qua, potete vedere che il fondello sì, è chiuso. Sì, con una bella incisione. Sul sito web dicono che è il loro calibro Tutima 330 che è derivato, loro dicono, detto ETA 2824. Ora io non so se è ETA 2824 o se è l'ITA SV200.
La cosa di Tutima è che loro veramente modificano in casa i loro calibri, perché hanno anche, ora qua non ne abbiamo credo di esemplari, ma perché costano molto, hanno un calibro manuale di manifattura con la classica platina a tre quarti di Glashütte, che lì è fatta in maniera, è sagomata in maniera particolare. Vi invito ad andare a vederla perché è molto strana, particolare per essere una platina a tre quarti. Sì, noi abbiamo caricato tutto, poi dopo anche quello, ovviamente quello che non abbiamo in casa. E il calibro di manifattura è un calibro splendido, come tutte le manifatture di Glashütte, che prodotte ovviamente nella città di Glashütte. Però ecco, l'unica cosa, secondo me, il mercato italiano non è proprio pronto, ci vuole proprio un appassionato di orologeria che sappia anche decifrare bene la tecnica di costruzione di un orologio, non basta poi l'estetica o alcune nozioni base. Eccolo qua, questo qua con quadrante blu è veramente particolare, quadrante blu e sfera dei secondi rossa così a contrasto, questo qua secondo me può avere un gran bel successo. Ora il bracciale qua è completamente fasciato. Se vuoi ovviamente vedere nel dettaglio un bracciale, lo apriamo, tanto sono plastificate anche sotto. Come puoi vedere, questa è la classica maglia d'H che siamo abituati a vedere anche in Zin. Sì, infatti questi orologi qua a livello di tool watch mi ricordano un pochino lo spirito, cioè non ho niente a che vedere come design, ma lo spirito è quello, teutonico, tedesco. Sì, sì. Dopo vedremo un prodotto che lo troviamo anche all'interno del catalogo Zin, che forse lo ricorda un pochino di più, ancora un pochino più tedesco, però orologio di grandi contenuti. Allora, M2 Coastline fa sempre parte ovviamente dei diver come tipologia di orologio, però vedete già la forma di cassa diversa col bracciale integrato, che lug to lug, pur avendo un buon diametro orologio, però un lug to lug molto contenuto, perché ovviamente il bracciale si va ad inserire direttamente dentro la cassa. Questo qua è verde, chiaramente ci saranno anche altri colori a disposizione. Sì, esiste qui, c'è una versione nera. La particolarità ovviamente è il materiale cassa e bracciale, perché è un titanio a differenza dei due modelli precedenti che sono in acciaio. Sì, più leggero questo si sente. Sì, sicché grandi dimensioni, però buona portabilità e un peso ridotto rispetto al normale. Anche qui stiamo parlando di un calibro di fornitura modificato. Eccolo qua, vedete il fondello con la rosa dei venti. L'orologio è veramente bello, interessante il prezzo, perché comunque ma quanto stiamo parlando? 2000 euro ovviamente di listino. 2000 sto qua, sì. Sì, per un orologio comunque sia con un'impermeabilità al di sopra della norma, un involucro totalmente in titanio, mi sembra un prezzo interessante. Questo qua è 30 atmosfere, è 300 metri questo. Questo qua è 300 metri. Senza ghiera, eh? Poi cosa abbiamo di interessante? Un cronografo, fammi vedere. Un cronografo, eccolo qui. Oh, massiccio è questo. Bello massiccio. Grand Flieger. Sì, è classico orologio da aviatore, interessante perché la ghiera ha uno spessore ridotto, cioè l'inserto in ceramica della ghiera è abbastanza sottile, sicché può diventare non solo un orologio sportivo, ma anche allo stesso tempo più elegante. Sì, la particolarità di avere l'inserto striato, satinato, invece che lucido. Molto. E poi quei numeri sotto lì, questo qua è un calibro di fornitura anche questo. Loro dicono va giù 77-50, vi ripeto, guardatelo qua, eccolo qua, qua si può vedere un pochino se è. Sì, io ho preferito questa combinazione perché mi è sembrata un pochino più innovativa con questo verde e questo cinturino in tessuto. Volendo ci sono colorazioni più sobrie, il blu e il nero, e ovviamente anche il braccialato acciaio per chi lo preferisse. Sì, anche questo qua mi ricorda un pochino, c'è un scene che hanno realizzato così, un cronografo per i cacciatori mi sembra che l'hanno fatto. Forse è solo il colore. No, è una cassa un pochino più grande, con l'ansa un pochino più lunga. E non è, lo ricorda nei colori, ma non nelle forme. No, nei colori. Bello, bello assai questo qua, particolare. Classico cronografo, la leggibilità, guardate le sfere qua, bianche su sfondo verde, come sbombano. E poi cosa abbiamo di interessante? Sempre per rimanere, visto che ovviamente è. Allora, questa è la versione ovviamente solo tempo del Glashütte. Questo sì. C'è la ghiera girevole, ma è un diver, quanto è di impermeabilità? 20 atmosfere, sì, quindi è un diver anche questo. 20 atmosfere, sono 200 metri.
Vedete, abbiamo orologi da 500, 300 e 200 metri, un po' per tutti i gusti. Questo qua non c'ha la spalletta di protezione corona, quindi vuole essere qualcosa di particolare. Insomma, non si vanno ad affossare sullo solito stile diver duro e puro, perché abbiamo visto il diver senza ghiera girevole e il diver con ghiera girevole. È un ETA 2836 questo, con la day date, con la complicazione giorno e data. E ho anche l'impressione che i calibri siano nella loro versione più decorata, eh? A vedere da laggiù in fondo cosa ci dice il perlage. Dai, belli, belli, belli. Tutima glassute. Cosa c'hai poi lì? Allora, da Grand Flieger passiamo al Flieger semplice, un orologio un pochino più pulito, con i tratti un pochino più puliti, è un 100 metri, però con corona a vite, un 10 atmosfere corona a vite, che è quell'orologio che comunque sia offre, pur essendo abbastanza semplice esteticamente, offre caratteristiche di resistenza ottimali, diciamo, per la portabilità di tutti i giorni. Praticamente questo qua è un Flieger, lo si vede dal quadrante, perché con questo triangolino qua rovesciato con i due pallini a 2,12 è proprio il classico Flieger che fanno le case, che facevano per la Luftwaffe, no? L'aspetto è quello, però realizzato in una cassa più moderna, perché io, a parte la lunetta come gli altri, poi qua la vedo molto più lucida, moderna, calibro a vista, anche qua siamo sempre in presenza di un ETA 28-24 in teoria. Belli numeri arabi tutti così a contorno, la leggibilità con la data ore 6, insomma la perfetta simmetria e leggibilità. Questo qua è un Flieger con la F maiuscola, che stiamo parlando di un prezzo di 1.900, insomma dai, 1.900 non è nemmeno esagerato, per un marchio by Glashütte. Poi Dulcis in fondo è una linea, diciamo, più elegante, dopo aver fatto la carrellata degli sportivi, si chiama Saxon. Saxon, come il gruppo metal, i Saxon. E, come vedete, ha una forma un pochino più elegante. La particolarità ovviamente di questo bracciale con queste H disegnate che creano questo motivo. Questo sì, ce le ha fatte H, ma molto più delineate rispetto a quello di prima. Qua sono proprio più sagomate. Il calibro anche questo qua di fornitura. Vi ricordo che quello di manifattura ce l'hanno manuale sugli orologi manuali, eh? Sì. Quando vedete gli orologi automatici, di solito utilizzano i calibri di fornitura modificati da loro. Questo qua come impermeabilità quanto ha? 10 atmosfere. Insomma, non si è visto un orologio sotto le 10 atmosfere finora. Ci tengono particolarmente la corona e la vite anche qua. No. Io ho scelto questa configurazione di quadrante perché mi sembrava un po' particolare. Questo bordeaux opaco, colorazione che si vede raramente in orologeria. Ecco, mi piaceva premiare un pochino, no? La differenziazione dal punto di vista cromatico. Sì, anche qua la leggibilità c'è, diciamo, le sfere sono abbastanza visibili. Ecco, quando io vado sul sito web di loro vedo che dove c'è il day date utilizzano il 2836, figurati, non so come facciano ad avere ancora qualche calibroetta, ma c'è. Eccolo qua, ecco, è bracciale integrato questo praticamente. Sì. Ovviamente anche questi qui siamo i primi in Italia a gestirli e proporveli. Era un prodotto che gli stavo dietro da diversi anni, mi piaceva molto per due motivi. Uno, perché è un prodotto realizzato a Glashütte, come sappiamo tutta l'orologeria che esce da quel comparto orologero è veramente di altissima qualità e affidabilità, e sinceramente le linee non mi dispiacciono, visto anche gli ultimi andamenti del mercato. Mi piace molto questo Saxon, che è un po' in linea con i bracciali integrati che abbiamo visto negli ultimi tempi, anche se la forma della cassa esce un po' a questa forma un po' spanciata. Se vogliamo è un turtle spigoloso, chiamiamolo così. Sì, è molto così. Più originale dei soliti bracciali integrati, sì. Di stile gentiano, questo qua. Anche perché ha proprio il link interno che va a congiungersi, sì, alla cassa. Non è che è una maglia particolare. Qua non ci puoi mettere nient'altro qua, È bella anche questa continua alternanza di satinati e lucidi che danno molto movimento all'orologio, sia sul bracciale che sulla cassa. Ma esiste questa versione qua col cinturino? Perché qua è possibile smontarlo. Esiste quella versione lì col cinturino. Ora possiamo anche far vedere un inserto così da catalogo, ma poi tutto quello che vi stiamo facendo vedere lo ritroverete anche sul sito. Allora fai vedere a te. Eccolo qui. 40 mm, calibro tutima 3,30, che come diceva prima Davide è un derivato ETA, e qui abbiamo versioni cinturino, blu, un grigio, anche il grigio è molto bello, e poi quello che ho scelto io, che è praticamente un bordeaux, chiamiamolo così.
Beh, tutti ma li abbiamo esauriti, diciamo. Poi magari sì. Uno lo prenderò, no? Poi prima o poi da portare a casino questi, è per forza. E poi invece di qua abbiamo già i marchi che sono nel negozio, sì. Ma accidenti, è arrivato quello col bracciale. È arrivata la versione col bracciale. Avevamo fatto vedere il pelle l'altra volta, ora finalmente è arrivato il bracciale, anche perché il bracciale di questo orologio mantiene le caratteristiche dei 65 braccialati, sì. Ovvero bracciale in acciaio molto rastremato. Si guarda come farà stremare da qua a qua, mamma mia. Con ovviamente questo effetto ricreato del ribattino sul lato, sì, sì. Della maglia. Ribattino non è altro che una vite ribattuta, un pernio ribattuto. Il rivetto, il famoso rivetto. Ora, no, che non andranno a confondere con il ravatto. Penso il ravatto che, è un'altra roba. Penso che forse il rivetto non sia giusto, perché il rivetto è una vite, sì. A cui gli viene schiacciata la testa, che poi dopo ovviamente si comprime sia da una parte che dall'altra. Questo qui non è altro che un pernio che una volta, diciamo nel passato, quando venivano insigniti dentro, gli veniva schiacciata la testa e arrotondata, andando a sigillare, ovviamente a bloccare il pernio all'interno del... Insomma, di sto qua io ho fatto la recensione di quello col cinturino, mancava l'appello, quello con il bracciale in acciaio, che sinceramente è più appetibile, ragazzi, cioè costa 200 euro di più, perché 3,9 e 400, ve lo scommettiamo, sì, che 400? Sì. 400, però per 200 euro conviene un bracciale in acciaio, secondo me, poi uno sì, faccia come... Anche perché i cinturini, ci hai insegnato anche te, sono anche fonte di divertimento da poter intercambiare sugli orologi. E giocare, modificare un pochino l'aspetto. Scommetto esterno. Che sto bracciale qua, ordinarlo a parte, costa più di 200. Sì, costa 300, quasi 400 euro. Quindi la differenza di prezzo conviene prenderlo subito montato così. Poi non è per togliere il lavoro a Giacomo, che poi gli rimangono qua quelli col cinturino, però... No, allora, tanto le aziende offrono, contro ovviamente il mio parere, offrono sempre la doppia... possibilità bracciale e cinturino, perché ovviamente il cliente ha la possibilità di scegliere. Te saresti quello per il kit completo? Io sono sempre per il kit, perché ci elimina un mal di testa a noi dover tenere delle doppie versioni, che è sempre difficile tenerle tutte, e poi secondo me può levare anche un mal di testa al cliente, perché in un prezzo unico comunque sia si trova già due soluzioni, sì. Chiaramente cercando di tenere i prezzi più contenuti. Questo qua cos'è? Allora, visto che siamo sempre stiamo sempre parlando di Oris, è una novità che è arrivata ora, si chiama Datvat, lo avevamo già visto in un'altra colorazione, in verde, sì. Ora è arrivata questa nuova disposizione cromatica. Questo è verde? No, è verde... Sì, questo sfuma e poi ha questa ghiera grigia così un po' particolare. È un tiratura limitata, prodotto in 2009 esemplari, e eccola qui, questa è tutto il suo la sua limitazione, ovviamente il suo librettino che accompagna l'orologio con la sua tiratura. Vi volevo far vedere la scatola, qui ce n'è un altro qui dentro, per farvi vedere anche come vi arriva a casa l'orologio. Ovviamente anche su questa qui, come era stato fatto sul Pellizzari e in altre versioni precedenti, avete la confezione dove avete in dotazione anche il cinturino in gomma, tra l'altro di un colore molto molto particolare, perché è un, come si può chiamare, un carta da zucchero, e poi avete tutto ovviamente il cacciavitino con i vari strumentini per poter sostituire il cinturino. Allora, questo è interessante. Quello che volevo sottolineare io è che qua di primo acchito io pensavo fosse un riflesso, invece è proprio il quadrante che cambia tonalità dall'alto verso il basso, e non fatevi ingannare, è proprio lui che cambia tonalità. L'inserto della ghiera è in tungsteno. Ecco, mi sembrava un colore particolare. Sì, l'avevamo già visto in Oris il tungsteno su una versione da 39,5, però era un tungsteno trattato lucido. Questo invece è stato opacizzato, prende questa colorazione grigiastra. È molto interessante poi l'effetto finito dell'orologio. Bello assai, dai. Poi gli acquisti sono quelli su cui gioca di più Oris, a fare edizioni limitate con particolari colori, particolari accostamenti. Sì, la cassa ovviamente si predispone molto bene a fare quel tipo lì di lavoro. Anche la possibilità ovviamente poi di cambiare i cinturini, fare diverse cose. Poi vedo un altro pezzaccio qua. Sì, anche questo lo abbiamo aspettato tanto, tanti dei follower a casa
ce l'hanno chiesto più volte, finalmente è arrivato. Oh, eccolo qui, King Seiko. Il King Seiko da 39, per quella particolarità di avere il bracciale che taglia così lungo il finale della cassa. Lo vedete qua com'è? Eccolo qua, da 39. Io da 37 ho fatto la recensione. E per il mio polso, devo essere sincero, era leggerissimamente sottodimensionato. Io questo qua, dopo, se mi ricordate, lo voglio provare. Voglio provare perché è una grande bella alternativa. Faccio vedere quanto costa. 200, questo monta un calibro, un 6R55. Comunque, no, i Seiko non è che si comprano per i calibri, ragazzi. Cioè, io sinceramente 6R35, 4R30, si comprano perché guarda qua che finiture che ha. No, dal 4R35 al 6R35 devo dire che un pochino di differenza c'è anche a livello qualitativo. Noi notiamo anche poi dopo come risultato finale, tenuta del tempo, tutta una serie di parametri, la differenza c'è. C'è. Non è solo le 70 ore di riserva di carica piuttosto che le classiche 38 o magari la rifinitura della meccanica. È proprio secondo me un discorso... Sarà forse dovuto al controllo, magari i 6R35 vengono controllati. No, cambia anche il materiale della spirale, se non mi sbaglio, della molla di carica, ci sono dei materiali cambiati. Niente, allora ricordatemi dopo questo qua che lo voglio provare, non fate furbi che ve lo imboscate. Poi cosa abbiamo? U-Boat. U-Boat, allora, continua un grosso lavoro ovviamente... più che altro a livello cromatico o di finiture di cassa sui Dark Moon, e nello specifico sono arrivate queste casse qui con queste satinature ovviamente bronzate o in PVD nero con questo effetto un po' matte, molto materico, sembra quasi una pietra, ma non è altro che poi un acciaio con una rifinitura, un trattamento particolare. E ne sono arrivati ovviamente con diverse finiture di cassa e in diverse misure, perché come sapete il Dark Moon esiste da 40 e poi c'è il classico da 44, un pochino più grande di dimensioni. Questa è la versione piccola, e poi ve lo faccio vedere nella versione piccola, ma esiste anche in quella grande, una novità per quanto riguarda la cassa, che è il camouflage. E dov'è il camouflage? Su questo qui piccolo è stato fatto un effetto camouflage su tutta la cassa. Che, ah, ecco, l'avevo perso, da lontano non l'avevo perso. Si nota qualche ovviamente tratto sia lateralmente, ma poi rovesciandolo sotto si vede proprio che tutta la cassa ha questa lavorazione camouflage, diciamo un pochino più militaresco. Diciamo che se c'è la goccia... C'è Jim. Bravo. Un quarzone, sono quarzoni questi, no? Sì, sono dei quarzoni caratterizzati ovviamente dal liquido che è un olio inserito all'interno ovviamente del vetro. Ha due funzioni ovviamente, una estetica che crea questo effetto bolla, addirittura sembra quasi che non abbia il vetro, sembra di poter toccare il quadrante, e poi fa anche un effetto lente di ingrandimento, sicché anche l'orario poi nella sua lettura è semplificato. Come vedete poi hanno tutti una bollicina che si muove all'interno, e questo ovviamente serve per poter in primis far muovere il liquido, che se il liquido fosse fermo non si potrebbe muovere neanche l'orologio. Ma seconda cosa è fondamentale, i liquidi sono soggetti a delle dilatazioni, sicché ovviamente la bolla permette anche al liquido di comprimersi o dilatarsi a secondo delle temperature. E poi si può utilizzare anche come livella, sapevi? No. Qua si fa i lavori a casa, lo metti così, come livella. No, è uno scherzo. Che scemo. Allora, io perché lo compravo ora, Lo so, Pietro. Lo so, le vendono anche in falegnameria, in quei posti lì. Oh, Armand Nicolet, è un po' che non parlavamo di Armand Nicolet. Armand Nicolet, sono uscite delle novità, alcune già le conoscevamo, questo è il classico. Questo qua è il pilot, che però qua ce lo presentano nella misura da 41 praticamente. Sì, anche questo si chiama M2, M2 come Tutima, prima avevamo una linea, si chiama M2, anche qui abbiamo un M2 di Armand Nicolet, l'abbiamo già visto nella dimensione grande. Allora, praticamente qua quello beige è da 44, mi dici, e invece quell'altro è da 41. Allora questo qua, siccome c'è una misura decente, lo porto anche a casa, questo qua.
Così guardiamo un pochino com'è sotto le lenti di ingrandimento. Allora, sì, la differente dimensione la si nota dal 6, il 6 spezzato dalla data, che su quello verde lo vedete che è meno prominente. Ora uso dei termini in italiano che... Sì, ma te hai detto che già di 3 orologi devi portarli a casa. Quanti cazzo te ne devi portare a casa? Più ce n'è meglio, lo sai, ma poi magari uno se lo dimentica. Sì. Allora, sempre la particolarità ovviamente è la lavorazione dei quadranti, che ha questo effetto quasi brillantinato, sembra quasi in movimento il quadrante, perché ha una specie di glitter. Glitter, esatto. Militare non lo definirei, perché a sti punti con questi colori militare proprio no. È un pilot arcobaleno, dai, allegro. È allegro. E poi ovviamente è stato inserito un nuovo classico dalle linee ovviamente più tradizionali, anche sì, se ovviamente mantiene sempre queste lavorazioni sul quadrante tipiche di Armand Nicolet. E questo qui è un 41 mm, abbastanza tradizionale come orologio, addirittura con queste lancettone azzurrate che, sì, che semplificano anche un pochino la lettura e gli danno quell'aspetto un po' più di classicità all'orologio. Classicità, però all'interno c'è il materiale luminescente, quindi anche sportività, Magari è solamente i 41, 40.7 a dire la verità sono questi, quindi non è che si va oltre i 41, forse è solo quello il punto debole di questo orologio, per il resto riesce ad unire la classicità degli indici metallici, il quadrante guilloché, con le sfere leggibili, a contrasto così in maniera accentuata, cioè, unisce sia l'eleganza che la sportività. Queste lancette blu mi piacciono tanto, lo sai, questa... contrapposizione, contrasto, Piero, questo contrasto con il taglio. Cosa taglio? Voglio che tutti sentano la tua incompetenza. Poi ultima cosa, che è un orologio già visto non più visto. Questo qua, quando lo vedo, a me mi si apre il cuore. Io con Longines. Ma questo qui è un orologio, è già stato ufficialmente eliminato dai cataloghi Longines. È un Conquest Classic. Ma è fuori catalogo. È fuori catalogo perché ci sono già i suoi sostituti nuovi. Questa qui è sempre la versione a 35 mm con vetro in esalite. Esalite? Sì. E le nuove versioni, ricordiamo che sono 38 e 40 mm. Purtroppo mi scuso con qualcuno a casa, ma gli avevo detto che erano terminati, io non ne avevo più, non si potevano più riavere. Sono riuscito a recuperare un numero esiguo di orologi dalla Svizzera, direttamente da casa madre, e sicché ecco, ve le ripropongo, ma a questo giro mi hanno detto non le chiedere più perché abbiamo esaurito qualsiasi possibilità di darti questi orologi. E la cosa interessante è che, essendo venendo da una precedente Longines che oggi è in fase di trasformazione, che tutti sappiamo, questi orologi hanno ancora un prezzo veramente interessante, e purtroppo la Longines del futuro non permetterà più di comprare orologi a queste cifre qui, perché ovviamente anche già nella versione nuova è stato aggiunto il vetro zaffiro, alcune migliorie che hanno fatto subito impennare il prezzo. Che per chi fosse interessato a portarsi un orologio a casa, misura contenuta, a un prezzo veramente interessante, di un marchio che sta crescendo giorno dopo giorno, questa è l'occasione. Sì, te dici migliorie, ma il plexiglass non è che sia un punto debole, è una peculiarità. No, anzi, tra l'altro su prodotti heritage sono più in linea anche con quelle che erano le sue origini. Logico che tante riproduzioni, tante riproposizioni di orologi moderni vengono attualizzati con i nuovi sistemi più diciamo adeguati ai tempi di oggi, contemporanei, sicché si parla dei vetri in zaffiro, spesso si parla di scappamenti piuttosto che a spirali in silicio o materiali di nuova generazione, però ecco, non disdegniamo il passato che ci ha portato fin qui. Dai, il classico Heritage Conquest da 35 mm con la data ore 12, le sfere Dauphin, il quadrante color crema e il fondello chiuso. Sono gli ultimi disponibili, quindi saranno anche un prezzo che non lo sappiamo, ma telefonate e... Sento un po' il baffo da crema in questo momento, sai quando dice telefonate e vi dice il prezzo. È bello questo. Però i Longines mi piacciono, mi sono sempre piaciuti e sempre mi piacerà. No. E adesso cosa facciamo? No. No. Cosa facciamo? Proviamo qualche orologio. Gio. Vai.
Andiamo a provare un pochino gli orologini qua. Io volevo provare appunto questo qua, il Jumbo Star, Jumbo Star e Zodiac, due orologini che volevo provare. A parte che, non lo so, da portare via mi sa che prenderò un Armani Colette, poi prenderò un Tutima, poi prenderò... tutto io prendo. Cazzo, quanti ne piglio oggi? No, le prenderei tutti. Oh, lasciami qualcosa anche da vendere, eh. Oh... Ora, lui, Jack, ma lo di là, no? Perché gli viene in mente le novità che... ma c'ho anche questo, hai capito come è fatto? Oh, questo qua è il Jumbo Star di Villervetta. Mo, dimmi te un po'. Cazzo, che bello, eh? C'ha un punto debole sto orologio. Che lo indossi tu? No. Qual è? Lo spessore. Perché? Non ti piace a te? È bello ciccione, eh? A me piace la roba ciccione. No. 10, quanto sono? 10? È bello, cazzo. Non ce l'ho. Bello. C'è anche nero sopra, però secondo me blu e bianco, un po' bandiera americana, così. È bello. Sembra bello, tipo da rally, da sì, pilota automobilistico. Che bel bracciale. Bello il bracciale, sì, molto molto bello. Un bel chicco di riso. Un chicco di riso. Sì. E poi lo Zodiac GMT, che questo qua l'ho visto l'altro giorno, che c'era un ragazzo che lo stava provando perché voleva comprarlo, anzi lo saluto se lo... ci vado io. Il suo lavoro è quello di aprire le cinturine. Lo Zodiac GMT, tanto Super Wolf non sbaglio sicuro, vero? No, Super Sea Wolf. Super Sea Wolf. Super Sea Wolf non ti sbagli. Tanto si chiamano tutti così. Ah, Ore del Mondo. GMT Wartimer. Questo qua ti piace anche a te, Piero. La Zodiac che mi piace, questo no? Sì, mi piace questo. Questi no. Indici qua così quadratoni anni 70? Non lo so. Preferisco di più. Preferisco di più. Aspetta, fai la faccia da furbo. Ok. Mi sembra più da matto che da furbo, No, dai. Ma anche questo bracciale molto rastremato che va a stringere ovviamente sulla chiusura. Lo sai vederlo così, questo bracciale che mi ricorda un po' nelle fattezze? Quello del Chrono Horis, un po' rastremato con queste maglie a gradoni così. Sì. Però c'è la sua particolarità che Zodiac fa questi scalini qua di fianco. Sì, ci fa lo scalino. Simpatico, no Piero? Sì, come te. Come me, allora siamo a posto. E poi, è Kinseiko. Kinseiko, sì, l'avevi detto che prima lo volevi... Ma non era di là, la rima. No, questo, quello di là, era quello del video. Questo l'ho levato dalla vetrina, così già che ci sei, fai vedere un'altra variante cromatica. Che variante è questa? Verde oliva. Sembra nero. Sì, è un verde molto scuro, però è un verde oliva. Olive siciliane, sicuramente. Questo qua. Quattro colori: verde, nero e blu. Questo qua è uno sporco trucco per avere un quadrante nero, ma che poi non è nero, capito? Così non ti annoi del solito nero. No, così ce n'hai uno di più in catalogo che fai comprare ai concessionari. Ah, ecco. E non ce la può fare. Chiamiamola ACE. Ma non lo mettere, perché devi far così? Cioè, non lo chiudere. Come non lo chiudo? Top. Se no, guarda il posto. Misura perfetta, direi. Sì, la particolarità è questa spigolatura sulle anse che gli dà una forma. Avevo dubbi sul bracciale, no? Così che non va a chiudere come gli altri, no? Questo qua invece è eccezionale. Sì, la versione più piccola aveva la mascherina, mentre questa non ha la mascherina che va a sigillare ovviamente le anse. No, è uno spettacolo, perché lo stesso spigolo che vedi qua praticamente va riprendendo tutti gli spigoli che c'ha questa cassa qua. Sì, è veramente bello. Sì. Mi devo anche gli occhiali, che sono più bello anch'io. Non venire troppo vicino. No, che gli si vedono le rughe. Così troppo lontano non si vede più. Vabbè, faccio lo zoom. Va. Fa la faccia intelligente. Bravo. No, questo qua è bello, sai. Ancora lo vedo che è verde, però. Ma verde, per modo di dire, non è quel verde smaccato. Aspetta, Piero, ma il mio orologio dov'è? L'hai lasciato di là. Bah, me l'hai preso stavolta. T'ho fregato. Ah, te? Era tanto che non te lo rubavo. Mm. Oh, quella scatola là?
Quale scatola? È segreto. No, questa mi hai detto, dopo te lo faccio vedere, extra dalle telecamere. Extra dalle telecamere, questa è arrivata questa mattina, ma è un orologio che ovviamente non si può pubblicare. Ma posso far vedere almeno di cosa, la marca, il brand? Certo, ti faccio vedere, guarda, la marca, così lanciamo un gancio ai nostri follower. È un orologio che è stato tanto atteso durante l'anno, finalmente è arrivato, non lo possiamo far vedere fino a una data ben precisa. Poi quando ovviamente saremo liberi da qualsiasi limitazione ve lo mostreremo. Però ora noi possiamo vederlo appena chiudiamo le telecamere. La scatola è grande, però. È un orologio grosso. È perché devo dipingere una parete grande e mi ci vuole un pennello grande. Eh sì, eh. Forse l'orologio non è tanto grosso, ma la scatola sì. Va bene, dai, bando alle... alle logine. Alle cazzate, dai. Oh, eccoci qua. C'è l'amico Piero, l'amico Giacomo... e l'amico Cecco. Noi andiamo a Lucca Comics, tu no. E voi andate a Lucca Comics, io no, perché purtroppo... questa luce qua è fastidiosa. Però. Dall'1 al 5 Lucca Comics, ovviamente a Lucca, se venite salutateci. Vai. E niente, non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua e ricordarvi che gli appuntamenti fissi sono, come sempre, quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.